nelle puntate precedenti Media Lab è crepato. Media Lab è questo. È il nostro server storico. Sì, lo so che non è un server, però è un Pentium qualcosa del 2000 e qualcosa. È un Pentium 3 a 1 GHz. Ecco, c'è scritto qua. Ed è quanto di più simile ci possa essere alla macchina che faceva funzionare Media Lab fino al 2002-2003, che era un Compaq, un computer Compaq fisso, un Pentium 3, anche lui a 700 MHz, e questo è leggermente più veloce, soprattutto consuma molto meno, molta meno energia elettrica, e quindi Media Lab è stato messo qui, su questo computer che ha deciso di crepare, e quindi è crepato. Essendo crepato, Media Lab è crepato male. Dobbiamo capire cosa è successo, ma soprattutto dobbiamo sostituire la macchina. E fortunatamente io ne ho altri due, di cui uno ammuffito e incorto, quindi questo non va bene. Mentre questo è, sembrerebbe andare bene, che se l'aspetto è veramente orripilante. Quindi ora proviamo questo e vediamo intanto se si accende. Vediamo cosa succede. Qui c'è scritto boot ok, quindi questa macchina addirittura ha un sistema. Il LED della batteria parte a caricare e si accende. Bene, ottimo. F1 BIOS. Check date system CMOS. Va bene, l'unico errore è la batteria CMOS e la ventola gira e funziona, mentre su questo la ventola era bloccata. Quindi direi che possiamo spegnere, mettere la batteria originale e nel frattempo provo a vedere a sostituire la batteria CMOS. Quindi eseguiamo queste cose. E molto probabilmente ci permette di estrarre il Panasonic CR2032 IBM part number 02KG6541. Ciao. Ora nell'altro computer qua c'era una batteria. Ok, a questo punto io riaccendo così, senza batterie per ora. Si accende. F1. Dunque mi dice perfetto, non dà più errore di batteria. Salva, salva. La sua vita, che non so dove cazzo è finita la sua vita. Vita ovviamente sparita.
scomparsa totalmente, perduta per sempre. Ma come cazzo è possibile? Come cazzo è possibile, dico io? Fanculo la vite, non gliela metto la vite. Ancora? Ancora, puttana di Eva, ancora hai perso la data? Ma allora vai a fare in culo. Bene, una barretta di memoria made in Korea PC 133S, quindi abbiamo detto che ha 256 mega, memoria IBM originale 256 megabyte, mentre qua abbiamo due barrette di memoria, questa è 512 mega. Diamo una pulita ai contatti e la rimontiamo. È una 512 mega, quindi abbiamo un giga di memoria. Ottimo! Gomma da cancellare e puliamo i contatti. Ah, ecco come è fatta, ha due placche e la batteria è da 3 volt. Va bene. Ah, ecco, questa l'ho tolta. E questa. L'ho tolta anche, quindi questa batteria può finire nell'umido. Ed ecco una batteria nuova. Dalla scatola delle pile. Oh. Misuriamo sta batteria perché non bisogna mai fidarsi di niente nella vita. Che le atrocità sono sempre in agguato e abbiamo 3,3 volt, ottimo. Quindi ora positivo qui dove c'è il più, batteria di questo tipo, il positivo è qua e il negativo è qua e la batteria diciamo che è connessa. Ora se riesco a stringere questi per bene, diciamo che un minimo di connessione elettrica dovrebbe esserci. E abbiamo la nostra batteria ricollegata. Andiamo dal cazzo questo tester. Ah, è proprio il passaggio del cavo per mettere il connettore nella maniera giusta. Riuscissi a ficcare dentro questi fili invece che un troiaio. Ecco fatto,
così posso premere, e ficcare il connettore dove deve andare con la sua batteria in posizione. Molto interessante questo sistema. Complimenti IBM. Bene, vediamo se questa cosa funziona. Quindi ora io vado qui. È vero, funziona. Mi assicuro che sia ficcata. Quella vite non è più spuntata. E vediamo adesso se mi dà problemi. Riaccendiamo. Questa macchina funziona, ha un sistema operativo DevOne che estirperemo per mettere l'hard disk originale, e quindi spegniamo. Ho detto spegniamo, va bene. Perfetto, spenta la macchina, tolto il modem, io rimetto il suo coperchio, che non è questo, rimetto il suo coperchio, che a questo punto non so neanche se è questo, infatti non è questo, è questo. E adesso vediamo l'hard disk che va smontato da qui. C'è una vitona che cercherò di non perdere, la metto qui, cazzo. E poi io non lo so che cazzo ci hanno in mente questi dell'IBM. Vaffanculo. Eccolo l'hard disk TravelStar, un TravelStar da 30 giga. Bene, a questo punto prendiamo l'hard disk dall'altra macchina con la stessa violenza. Quindi ecco qua. Ed è un Samsung da 40 giga. E a sua volta, visto che non avete visto un cazzo, come al solito, mettiamo l'hard disk di MediaLab nel nuovo computer. Ecco fatto. E mentre che ci siamo, mettiamo anche la vitina che blocca l'hard disk. Così facciamo le cose per bene. Giusto? Con un cacciavite inadatto, ma comunque. Adesso proviamo ad accendere MediaLab e vediamo se riusciamo a capire che cosa è successo e perché. Eccolo MediaLab che parte. Fantastico. Ah, ecco, 1382 giorni senza check. Sta facendo giustamente un file system check, quindi è crepato di colpo. Qua è tutto su. Io faccio uno shutdown e poi la metto a posto. Ed ecco qua, MediaLab riparte, connesso alla rete.
neanche il Dalai Lama ha potuto fare nulla questa volta. Il Dalai Lama. E quindi vediamo se tutto è a posto. Spinto dalla curiosità, ho smontato il vecchio Media Lab, il vecchio portatile che, diciamo, è andato in tilt. Ho scoperto forse il problema. Notate qualcosa di strano? Vediamo. Adesso vedete qualcosa di strano? Dai, potete farcela. Cosa c'è di strano su questa scheda madre? Ecco cosa c'è di strano. Questo è un induttore che dovrebbe essere saldato sulla scheda madre, nella parte inferiore, suppongo, come ad esempio questo, o come questo qui, o come questo qua. E invece questo se ne va in giro allegramente. Quindi questo si è dissaldato dalla parte inferiore. E adesso smonteremo la scheda madre, cercheremo di capire. Questo è l'induttore. È una bobinetta che si è evidentemente dissaldata da qui. Vedete, qua ci sono i pad. Che strano. Adesso comunque gliela risaldiamo. Qui ce n'è un'altra che è ben solida. Ma daremo un'occhiata alla scheda, vediamo se c'è qualcos'altro di evidente e poi proveremo a rimontare tutto. Dall'altro lato devo dire che sembra ok, tra l'altro è molto molto pulita per essere stata accesa anni, è veramente pulita. Accendiamo. Sembrerebbe andare. Ora sicuramente mi chiederà ancora CMOS. Infatti vaffanculo, la data e l'ora, perché non ho, questo sistema non c'è la batteria. E mettiamo la data e l'ora. E voilà. Vediamo se parte, come parte. Insomma, ci è voluto un po', ma dentro era veramente pulito e speriamo che il difetto fosse solo quello. Prima faceva delle righe che erano evidenti anche qui. Adesso invece lo schermo è molto pulito e non si vedono le righe, quindi sicuramente quell'induttore distaccato creava problemi e magari lo mandava in tilt. Di solito queste induttanze sono utilizzate per alzare la tensione laddove serve una tensione più alta, oppure da filtro. Ma chissà. Adesso questo sistema sta partendo. Oh, Devuan! È partito pure X Windows. Ma guarda un po'. Oh, questa macchinetta sembra funzionare, sembra riparata. Qualche pixel danneggiato. Forse è lo schermo. Sì, perché se premo questi pixel sembrano sparire. Sembra comparire. Ah, ma è una macchinetta fatta per i videogame. Ah, hai capito. Io non mi ricordavo più. Nintendo. Io non me ne intendo.